a sviluppare di più l'aspetto totalitario dell'esistenza. L'esistenza non è singola, non c'è il sé. E questo ha favorito lo shogunato per 250 anni, nessuno poteva entrare in Giappone, veniva ucciso, nessuno poteva pensare differentemente dallo shogun. Adesso si sono, anche con fatica però, e quindi c'è quasi una tensione verso recuperare quella individualità come valore, no? Quindi anche questo raggiungere una propria identità. Oggi è molto forte nel giapponese, mentre invece noi forse siamo più nella ricerca di liberarci di una individualità che è stata talmente che se tu fai queste cose vai all'inferno. Quindi tu sei proprio, tu decidi l'eterno, ecco, decidi il tutto, decidi l'universo, il tuo comportamento, la tua colpa, eccetera, no? Quindi quando noi pensiamo che in Oriente si vive così, forse restiamo tanto delusi quando poi ci andiamo, no? Perché l'Oriente sta vivendo un altro momento del suo divenire storico. E forse è anche bello che ci sia questa trasmissione, forse anche l'equilibrio, quell'equilibrio avviene anche in questi andirivieni della storia. E che forse l'equilibrio non è mai raggiungibile focalizzando anche un posto solo, è proprio vedere le singolarità, però sempre in questo flusso universale che poi volge. Senz'altro oggi c'è più interesse allo Zen in Occidente che non in Giappone. Questo sicuro. Ci sono più centri vitali dello Zen in Occidente che in Oriente. E andiamo avanti con il testo fino alla fine. All'inizio della seconda pagina. Quando diciamo vita, non c'è altro che vita. Quando c'è morte, non c'è altro che morte. Perciò, quando viene la vita, accettatela com'è. E se viene la morte, accettatela com'è. Non odiate o desiderate nessuna di esse. Nella vita, nella morte. Anche qui è una cosa quasi più difficile che non desiderare la morte quando si vive male o desiderare la vita quando non la si vuole perdere, ma non desiderare né odiare, quindi anche qui equanimità, vivere la vita quando c'è vita, quando c'è da vivere la vita, incontrare la morte quando c'è da incontrare la morte. La stessa vita e morte è la vita del Buddha. Se la disprezzate e la rifiutate, smarrite la via del Buddha. Perciò, quando siete attaccati a vita e morte, perdete pure la vita del Buddha e vi affidate solo alla sua forma esteriore. Solo non odiando vita e morte, né desiderando il nirvana, penetrerete nella mente del Buddha. Non cercate di definirla con la vostra mente, né di descriverla a parole. Quando lasciate cadere corpo e mente ed entrate nel regno del Buddha, egli vi guiderà. Seguendo la sua via, realizzerete il distacco da vita e morte e senza sforzo né utilizzo della vostra mente, verrete a essere un Buddha. Se comprendete questo, non c'è più attaccamento. Ecco, qui troviamo di nuovo quella formulazione, è una delle più famose di Dogen, lasciare cadere corpo e mente, Shinjin Datsuraku. Questo è entrare nel regno del Buddha. Non gettare via, lasciar cadere, anche qui non significa, non è un moto di disprezzo o di avversione, ma è un aprire le mani e non trattenere. È un lasciar fluire, un lasciar andare, un entrare, un essere in accordo. Così ogni istante è un istante che fa risuonare la natura del Buddha, così come ogni colpo, anche il più sgraziato, fa risuonare un gong ben forgiato. Se è ben forgiato il metallo del gong, qualunque tipo di colpo lo fa vibrare bene. Se siamo davvero nella natura di Buddha, ogni istante di vita è, o di vita e morte è un istante da accogliere e da seguire. Da incontrare, ecco, diciamo da incontrare perché altrimenti sembra appunto che semplicemente
fatalisticamente si lasci andare le cose come sono, mentre incontrare l'istante significa anche che c'è una nostra presenza attiva, che non è un attivismo volontaristico, ma è un vigile sapersi fare accanto, appunto, di fronte a ciò che viene. L'ultima parte è quella che appunto sembra la più vicina a comunità di laici, cioè la forse meno direttamente legata a un discorso profondo e filosofico, ma che comunque si lega al testo precedente. Vi è un modo facile per essere un Buddha, cioè sembra una specie di piccolo prontuario ad uso dei neofiti. Non producete il male, non aggrappatevi a vita e morte, abbiate profonda comprensione per tutti gli esseri senzienti, siate rispettosi verso i superiori, gentili verso i sottoposti e infine abbandonate avversione e desiderio, inquietudine e affanno. Ecco ciò che è chiamato Buddha. No, la cosa che appunto ai filologi ha fatto drizzare le antenne, che ci sono alcuni aspetti molto, molto confuciani. Questa cosa dell'essere rispettosi verso i superiori, gentili verso i sottoposti, però in questo senso è un modo per avere delle immagini efficaci rispetto a un piccolo prontuario, appunto. Tollini traduce: provare una profonda compassione per tutti gli esseri viventi, onorare coloro che stanno sopra di noi e avere compassione per chi sta sotto di noi. Con una mente che non disprezza le cose né le desidera, senza una mente che si arrovella, che pensa, senza preoccupazioni, questo si chiama il Buddha. Quindi, al di là poi delle singole frasi, anche qui ritorna questa idea del non attaccamento, del riuscire a solcare le onde, diciamo, del fiume, a navigare, a fluire con la corrente, senza né abbandonarsi fatalisticamente ad essa, né volendo a tutti i costi arginarla, asservirla alle proprie volontà, ma cercando proprio di dirigere il proprio flusso nell'insieme, nell'accordo della totalità che ci accoglie. È come dire anche che quando ci arrendiamo al fatto che il Buddha non ci esime dal vivere la nostra vita e dal morire la nostra morte, cioè quando accettiamo questo, quando accettiamo il fatto che non c'è una salvezza soprannaturale, è lì che le cose si trasformano. È lì che, per tornare a un linguaggio cristiano, si scopre che il regno è qui in mezzo a noi, non è al di là, non è in un altrove. E anche quando si dice che il Padre è nell'alto dei cieli, non è un modo per dire che non è qui ma è lassù, ma è un modo per dire che è ovunque e in nessun luogo. L'alto dei cieli è quel luogo non luogo che fa sì che in ogni dove si trovi la presenza di Dio. E ogni dove significa anche in nessun luogo determinato. Non è nell'ostia consacrata necessariamente più che nella carezza data ad un ammalato, non è nel turibolo di oro e platino più che non in un bicchiere di plastica dato da bere a chi ha sete. Quindi anche questo lavoro, diciamo, lavoro, esercizio, attenzione di equanimità, non è semplicemente un barcamenarsi tra gli estremi, ma è un riuscire a contenere, ad abbracciare, a tenere insieme gli estremi, a sapere che tra queste due dimensioni, vita o appunto nascita, per usare ancora di più l'estremo, nascere rispetto al morire, non sono due cose che non possono stare insieme, ma sono due cose che insieme fanno essere ciò che è, così com'è. Questa è la spontaneità naturale delle cose. Il vivere e morire non è solo la vita biologica di fronte o separata dalla morte biologica. Ecco, forse se volessimo usare
delle parole greche potremmo dire che shoji è bios e estinzione, diciamo bios come vita biologica rispetto alla morte, e l'insieme di vita biologica e morte è la zoe, che è una vita non singola, non biologicamente determinata, ma è quel luogo che accoglie il vivere e il morire. Quando Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, vita usa zoe, non usa bios. Non dice io sono questa vita qui che dura 30 anni o ne dura 90, ma è una vita che è insieme, shoji, vivere e morire. E a questo punto io passerei a Eckhart, che invece ci offre un testo un po' più lungo, per cui possiamo iniziarlo adesso e poi fare una pausa. Intanto, per avere un inquadramento, questo sermone parte, prende spunto dal versetto 38 del capitolo 10 di Luca. Era un testo che, come vedete anche scritto in nota, si leggeva per la festa dell'Assunzione di Maria, Ferragosto, ma l'ascensione il 15 agosto, e che ha come protagoniste le due sorelle di Lazzaro, Marta e Maria di Betania, e che vede appunto Gesù fare ingresso inizialmente nel loro villaggio. Anche qui questa idea del intravit Jesus, in un certo senso, per un orecchio addestrato al lessico di Eckhart, può far risuonare quel Durchbrechen di cui parlavo all'inizio, quell'entrare, quell'irrompere. Quando Gesù entra in una casa fa sempre succedere qualcosa. Non c'è mai un suo ingresso che lasci le cose identiche a come erano prima. Si tratti di compiere, realizzare in modo compiuto e perfetto una festa di nozze, che si tratti di sanare una malata o di far risorgere appunto, un morto, c'è sempre un segno che questa irruzione poi produce. L'irruzione fisica, ma l'irruzione è anche invisibile, spirituale. E appunto l'episodio che riporta brevemente Eckhart dice: il nostro Signore andò in una cittadina, là lo accolse una donna che si chiamava Marta, essa aveva una sorella che si chiamava Maria. Questa sedette ai piedi del nostro Signore e ascoltava la sua parola. Marta invece si affaccendava e serviva il caro Cristo. Marta, tra l'altro, è il nome, corrisponde anche al nome ebraico Tamar, lui Tamara, che significa maestra. Invece Maria, Mariam, in aramaico, ha due significati. Uno è fanciulla, figlia attesa, e un altro è ribelle, colei che esce no, questo Maria, no, perché Maddalena vuol dire di Magdala, Magdalena. Ah, no, no, questo personaggio no, non è Maria Maddalena, anche se ci sono delle tradizioni gnostiche o in alcune versioni di leggende medievali che ipotizzano questo accorpamento. No, no, in realtà appunto le tre Marie, oltre a quelle del Pandoro di Verona, sono Maria, madre di Gesù, Maria, sorella di Marta e di Lazzaro, e Maria Maddalena, che sono in teoria tre distinte. Però non solo in alcuni luoghi si trova una unificazione di queste due Marie, ma in altri luoghi, in altre interpretazioni simboliche, si legge che anche Maria e Marta sono la stessa persona. Sono la stessa persona in momenti diversi.